Questo programma è presentato da Autolinee Federico, l'opportunità di viaggiare in prima classe in tutta Italia. Central, inerti, calcestruzzi, movimento terra, a Grotteria. Gelo Sud, alimenti surgelati, via Gramsci e via Giovanni Pascoli a Siderno. Phone Store, Corso della Repubblica a Siderno. Piccole Canaglie, Corso della Repubblica, Siderno. Da Mimmo, salumi di maiale nero da Spromonte, salumi artigianali Nostrum. C&G Bomboniere di Giorgi Giovanni, via Aldo Moro, Bovalino. Perre, olio extravergine d'oliva Perre, l'oro di Calabria a tavola. Arancia Elettronica a Siderno. Auto Albanese, concessionaria Hyundai, Evo DR, a Siderno. Vetreria Serramenti Monteleone, esclusivo Aria Ponzio, contrada Faraone a Locri. La bicicletta, via dei Tigli a Siderno. Vendita bici, veicoli elettrici, attrezzi fitness, integratori. Officina Ortopedica Mele, via Enrico Fermi a Siderno. Bellino Giocattoli, Corso Montezemolo a Marina di Gioiosa Ionica e a Bovalino al centro commerciale Gelsomini. Ieraci, panetteria, pizzeria, caffetteria, dolci, a Siderno. Idroclima, tecnologie solari per l'efficienza energetica, via Vallone Salice, Ardore. Gioielleria Tassone, via Cavour a Gioiosa Ionica. Edil Fornace, tutto per edilizia e ferramenta, servizio trasporto con gru, a Siderno. Arianna Sport, abbigliamento sportivo delle migliori marche, ad Ardore Marina e a Bovalino al centro commerciale Center Cross. Praticamente alla finale, chiamiamola pure così, l'incontro decisivo di questa eliminatoria. Siamo anche a rischio, a dire il vero, perché tanti palloni ci piovono addosso, anche perché è una fase di riscaldamento. Italia e Olanda di fronte per accedere direttamente alla fase finale del campionato d'Europa Under 19. Con me anche oggi Celestino Rossi, che ringrazio per il suo impegno e per la sua grande competenza. Hai avuto modo anche di parlare col coach italiano, mi hai detto. Sì, buonasera a tutti. Ieri sera ho avuto la possibilità, soprattutto il piacere, di fare una chiacchierata col nostro coach. Mi ha spiegato un attimino com'è la situazione in questo momento delle nostre azzurrine. So che di certo non, quello che abbiamo visto non era il stesso tipo la scorsa partita, ma quello di stasera lo sarà. Parlando con lui mi ha detto che va tenuto conto che in questa fase e a questa età le ragazze hanno prestazioni altalenanti, quindi ogni partita va considerata come una parte importante e come la parte della vita. E questo naturalmente, anche per questo noi siamo speranzosi che stasera possono fare un grandissimo match. Grave rischio, dicevo, perché è la fase di palleggio, di riscaldamento, non c'è nessuna protezione, quindi diversi palloni ci piovono addosso e quindi può capitare che anche le immagini risentono, perché qualcuno ha colpito anche una delle nostre telecamere. Sono ben quattro disposte nella Palasport. Intanto mi preme ringraziare Sensation, che ha organizzato l'evento, anche la collaborazione ovviamente, e ci ha indirizzato anche per queste tre serate dirette. Ancora un altro pallone vicino a noi. Le tue considerazioni su questi tre giorni? Sì, lo sponsor va ringraziato, Sensation, perché è veramente molto molto attento, stanno facendo veramente tantissimo per lo sport, tra cui anche l'organizzazione. Comunque il contributo per questa manifestazione è una gran cosa per la nostra zona. Dicevi poco fa che siamo sotto le linee di bersaglio degli olandesi, che attaccano proprio verso la nostra postazione e rischiamo di prendere anche qualche pallonata, ma nel volley questa è una cosa normalissima, dobbiamo abituarci anche noi. Allora, diamo qualche nominativo, no, aspettiamo le formazioni.
formazioni, perché mi pare che ci potrebbe essere anche qualche variazione nel sassetto base italiano. Sì, secondo me, dalle indicazioni che mi ha dato in maniera velata ma non troppo il nostro coach, avremo un cambio, dell'opposto, l'opposto titolare, e ora vediamo se, sarà confermato. Mi sembra di aver capito così, lui così mi ha detto. Ecco, noi il Tumo non l'abbiamo vista nella, prima partita contro la Germania, probabilmente la vedremo oggi. Infatti ha giocato Viscioni, che poi è stata il, best player della, gara, quindi tra le altre cose sì, la migliore, quindi figuriamoci quello che potrà dare invece l'opposto titolare sarà come contributo. Naturalmente tutto da giocare, siamo contentissimi, anche perché stasera va sottolineata la cornice di pubblico, una cornice eccezionale di pubblico. Tra le altre cose siamo molto dispiaciuti perché sappiamo che tanti non potranno seguirla dal, dall'interno del, palazzetto indoor, ma purtroppo dovranno seguirla dall'esterno, e questa cosa... c'è un grande, schermo gigante fuori, ma anche comodamente da casa attraverso le nostre telecamere noi stiamo offrendo questo servizio. Abbiamo disposto le nostre forze, forse oltre le nostre possibilità, perché quattro camere in diretta non è facile gestirle, e soprattutto per noi era, una primizia, la prima volta che facciamo il volley. Sì, sicuramente a questo livello, tra le altre cose, perché comunque è una partita molto importante e parliamo di una nazionale. Siamo proprio qui alle spalle delle nostre azzurrine che stanno provando le battute nel riscaldamento, abbiamo le due centrali, Acciori e Modesti, proprio in questo momento che stanno provando. Allora, ti dico subito che sono molto molto fiducioso per quello che si è visto finora e soprattutto per il livello che penso che hanno le nostre rispetto agli olandesi. Sarà sicuramente una bella partita. Qui farò un pronostico un attimino più azzardato, Pino. Stasera sono un pochino indeciso, anche se il coach nostro stesso mi ha confidato che se facciamo una partita da top non dovremmo avere problemi. Io dico 3-1 per noi. Allora, io per scaramanzia ridico 3-0, Pino, così speriamo in ogni caso che nessuno dei due si sbagli. Io spero che tu possa avere ragione. Naturalmente, e tutto l'augurio per, le nostre azzurrine, che facciano una bella partita stasera, anche come quella che hanno fatto due sere fa. A noi basterebbe quello. Diciamo, questo probabilmente è uno dei primi gradini per accedere alla nazionale maggiore, ma già qui si intravede qual è il futuro del volley italiano. Credo che per qualcuno sia veramente già scritto, Pino. Tu l'hai intuito, io te lo confermo. Ora si tratterà di vedere la continuità che riusciranno a dare nell'arco della loro carriera. Giocano già a buon livello, chiaramente, in squadre di buon livello. Vedremo un attimino come riusciranno a sviluppare le loro qualità. Allora, è il momento della presentazione delle squadre e noi lo anticipiamo praticamente, perché dalla speaker difficilmente potrete capire qualcosa. Allora, il numero uno olandese è Molaner, poi Kroenenberg, il numero 2 De Vos, col numero 3, col numero 5 Gerrinsen, col numero 6 Ten Brinken, che ieri ha giocato in maniera maestosa, poi Brunisma col numero 7, Moritz col numero 9, numero 10 Koch e numero 11 Sindermuis, e poi quella che è stata la migliore giocatrice di ieri, ovvero Van De Vosse. Ne abbiamo decantato le qualità di questa ragazza. Attenzione alla numero 14 olandese, e poi il numero 15 Radstak e il numero 16 De Groot. Il coach è Retism Eric, che ieri abbiamo avuto modo di intervistare. Intanto sono arrivati anche i sestetti, ve li annunciamo immediatamente. Vediamo subito l'Italia: Acciarri, Modesti, Giuliani, Viscioni, Passero e Ituma. Infatti c'è Ituma nel sestetto base. Rispondono l'Olanda, ma è il momento degli nazionali, ne parliamo dopo.
adesso Lino Di Mameli. Ecco, momenti di rara suggestione, perché sentire Lino Di Mameli cantato da tutto il pubblico insieme alle giocatrici mette davvero i brividi. Adesso sì che possiamo annunciare anche il sestetto olandese. Andiamo a vedere come si schiera l'Olanda con Koningsberger con il numero 2, con il numero 3 De Vos, Ten Brinken con il numero 6, poi Muritz numero 9, numero 11 Siderruitz, ovviamente Van de Vos. Occhio a questa ragazza che ieri ha fatto vedere avere i sorci verdi alla squadra tedesca, quindi prestare attenzione a Van de Vos. Assolutamente sì, credo che sia l'elemento più forte e fastidioso che hanno insieme a una delle due centrali, ci daranno sicuramente molto molto fastidio, però ti ripeto, noi abbiamo un buon muro e questo secondo me potrà molto molto fare la differenza. Hanno un'ottima palleggiatrice, ma è forte anche la nostra. Vediamo un attimino se riusciremo a inculcare a noi più il nostro gioco veloce o invece il loro. Abbiamo visto la nostra palleggiatrice districarsi anche in momenti di difficoltà. Ecco l'Italia schierata, sestetto base. C'è entusiasmo a Siderno per questa finale annunciata. Chi vince va direttamente alla fase finale dell'Europeo Under 19. Ecco la novità, Ituma e poi il nostro libero, la numero 9 italiana, ovvero Ribecchi, che l'abbiamo già ammirata nello scontro contro la Germania dominato dall'Italia. Ma anche le Orange, l'Olanda, hanno dominato la Germania, vittoria netta per 3-0, così come ha fatto l'Italia. Che dire, vinca il migliore, speriamo che sia l'Italia. Assolutamente sì. Intanto ti aggiorno su un dato tecnico per quello che sto vedendo in questo momento, perché il cambio è stato effettuato e ha anche generato un cambio di ruolo nella nostra nazionale. Infatti Ituma andrà a giocare come posto 4 e la Viscioni rifarà l'opposto come nella scorsa partita, quindi esce la De Esposito, quindi Ituma prende il posto della De Esposito. Sarà Viscomi ad aprire le danze per Italia, per il Viscioni, pardon. Servizio Italia per cominciare questo turno decisivo, questa partita decisiva tra Italia e Paesi Bassi. Chi vince direttamente all'Europeo. Olanda al controllo, muro italiano, si parte bene, 1-0 Italia. È stata l'Acciari
a mettere le mani davanti e a mettere il pallone a terra. Altro servizio italiano, Viscioni ancora, stessa posizione, vediamo cosa prova a fare l'Olanda contro un diagonale che scavalca di fatto il muro e mette il risultato in parità, 1-1. La battuta passa ovviamente all'Olanda, 1-1. Servizio olandese, buona la reazione italiana, ancora posto 4, ha tentato di rimanere fuori, non è riuscito, è l'Olanda adesso che può attaccare, attenzione, contro il muro a 2, e ancora lei, ancora la nostra Acciarri ha messo a terra, 2-1 Italia, buon inizio. La fase iniziale è sempre un pochino una fase di studio, però devo dire che vedo le nostre molto molto concentrate. Dall'altra parte la solita Muriz, che prima ha concluso un ottimo diagonale stretto, poi una bella battuta. Giuliani intanto al servizio, ricezione non precisa stavolta degli olandesi, uno fuori, non c'è stato tocco, è 3-1 Italia, 3-1, è il primo mini break che prendiamo, è troppo presto per parlare, ma già un'indicazione. Giuliani ancora, ha cambiato invece, non più il libero, l'Olanda ci riprova, mani a fuori, tentato e toccato, siamo 3-2, va al servizio adesso invece Tembricke. Tembricke al servizio sulla Tuma che non controlla, prova a rimettere le cose in sesto l'Italia, ma ha un free ball l'Olanda adesso, ancora da quel lato contenuto dal muro italiano, e poi Tuma, pallone fuori, non c'è stato tocco, 3-3, si torna in parità. Pallone insidioso da domesticare. Peccato perché la De Vos non aveva chiuso l'attacco, l'avevamo recuperato, eravamo state brave, poi abbiamo questa palla tirata fuori. Vabbè dai, ci rifaremo. Siamo solo alle fasi iniziali, dai. Itum ancora, stavolta la ricezione è buona. Errore poi, non si capiscono il palleggiatore passero con Acciarri. L'Olanda va avanti, attenzione, 4-3 per i Paesi Bassi. Dobbiamo togliere assolutamente questa battuta che sta infastidendo le italiane. Ancora Ituma, richiamata in causa, mani e fuori, trovato, 4-4. Buona scelta tattica stavolta. Allora, fin dalle prime battute si capisce che cercheremo il martello Ituma, cercheremo di fare da grimaldello, no? Nei confronti dell'Olanda. Però io sono convinto che la chiave della nostra partita saranno le nostre centrali. Vedremo se mi smentiranno o no. Acciarri intanto. Battuta anche essa al salto, è buona la battuta della Acciarri, grande difficoltà olandese, si cambia adesso, c'è un muro però, muro olandese, 5-4, peccato, aveva provato a scavalcare il muro, non c'è riuscita. Sì, è stato lo schema di Fast che è molto comprovato nella nostra nazionale, purtroppo la chiave di lettura dell'olandese è stata buona e ci siamo beccati questo muro. Olanda avanti di un punto. Ancora Ituma, ricercata, attenzione, errore, altro, mani e fuori. L'Italia sta andando in difficoltà, 6-4, un inizio un po' complicato. Ti dico subito che stanno cercando in battuta la Ituma, perché sanno che è un opposto e che magari non ha le braccia del posto 4, del ricettore. Buona stavolta la ricezione, Ituma non può intervenire. Attenzione, bisogna porre rimedio perché c'è qualcosa che non funziona. Time out chiamato dal nostro coach, Olanda avanti 7-4. Beh, non ce l'aspettavamo. No, in effetti no. Allora ti dico subito, stanno cercando i tuoi meritazioni. Vabbè, questo è un fallo di doppia. Scusami un attimo, correggiamo regia. 7 Olanda, 4 Italia. Sì, 7-4 per le olandesi, abbiamo subito noi un mini break che dobbiamo assolutamente recuperare. Ti stavo dicendo, Ituma è un opposto e quindi non ha magari le qualità di ricezione che hanno invece i nostri posti 4 in maniera normale. È chiaro che lì potremo soffrire, però dobbiamo compensare questo con la potenza balistica che invece sta ragazza ha.
c'è un po' di tensione, ovviamente è una partita molto importante. Ricordiamo che in caso di sconfitta nulla è perduto, perché si va a un girone di recupero, però è bene portarla a casa. Olanda ancora al servizio. Stavolta è buona la ricezione, cercata ancora, difesa olandese che tiene bene. Allora l'attacco dell'Olanda, un pallonetto che non ha effetto, l'Olanda può solo palleggiare. Allora l'Italia può ricostruire ancora, Ituma, e stavolta un'elevazione fantastica, consegna il quinto punto all'Italia. Quanta fatica, però si è riuscito a prenderselo. Allora, intanto un'altra cosa che ti posso dire è che la De Vos ha chiaramente problemi a passare di forza contro il nostro muro, e questo per noi è un grandissimo vantaggio. Dobbiamo solo ricostruire per bene. Passano intanto. Ricezione olandese non perfetta. Il muro italiano scavalcato, toccato, bucato praticamente, muro a 2, 8 a 5. L'Olanda resta più 3. De Vos intanto al servizio per la squadra olandese. Ricezione buona, Ituma! È stato riuscito a difendersi l'Olanda, può solo palleggiare, però l'Italia ricostruisce. Cercata la fast e stavolta va a segno, no, l'Olanda riesce a recuperare, ma no, solo per un istante. Pubblico che sostiene la squadra azzurra. Sono 6, meno 2 per l'Italia. Rotazione completata, adesso Ituma al servizio. Ituma al salto, anche lei, vista la mole. Pallone fuori, è buono, Ace, pallone buono, 8 a 7. È un ace cercato, assolutamente cercato. Sì, ha chiaramente forzato e cercato il posto 6 nella zona. L'elevazione che sta ragazza salta tantissimo e soprattutto tira forte. Ituma, altra battuta potente, contenuta stavolta, difficoltà olandese, muro che tocca, recupera Italia, posto 4 ancora, la schiacciata è buona, parità, 8 pari. Il nostro capitano qui è stato risolutivo, è andato con decisione e ha chiuso l'attacco. La Giuliani è una grandissima giocatrice, secondo me ha futuro, perché possiamo considerare una regolarista. Vediamo comunque Ituma in battuta. Ancora Ituma. Altra battuta e altro ace. Attenzione perché può fare la differenza. L'Italia rimette la testa avanti, 9 a 8, e c'è time out stavolta Orange. Cosa è cambiato? Beh, cosa è cambiato? La potenza balistica di Ituma è chiaro che sposta gli equilibri, specie quando al servizio parti già con queste cannonate, è un grandissimo vantaggio. Però io voglio pensare... L'ha nascosta con la Germania questa ragazza. Sì, l'ha nascosta perché chiaramente sapeva benissimo che non c'era bisogno, e soprattutto non voleva concedere il vantaggio agli olandesi di vederla giocare. Credo che il nostro coach sia stato abbastanza scaltro e abbia fatto bene. Sapeva che con la Germania poteva farcela anche senza. Assolutamente, anche perché Viscione ha fatto una super partita, quindi voglio dire, addirittura l'ha confermata da opposto e ha messo a posto 4 Ituma. Credo che sia stata una scelta azzeccata. Ti ripeto, voglio sperare che quello sia stato solo un passaggio a vuoto o di un piccolo break. Ituma ancora per ricredere. Vediamo l'esecuzione di questo fondamentale ancora. Ituma, altra botta e altra difficoltà olandese. Attenzione, Italia, altro diagonale a segno. Siamo 10, 10 a 8. Ancora il nostro capitano Giuliani, stessa cosa, smarcato dal muro, ha potuto tirare veramente nei 5 metri con tranquillità. Il bolide di servizio. È difficile contenerla davvero, anche perché è profonda come battuta. Ancora Ituma. Ne ha messo 6 di fila, attenzione. Ancora difficoltà per l'Olanda, muro scavalcato stavolta. Mani a fuori, cercato. Si riprende il pallone l'Olanda, siamo 10 a 9. Adesso bisogna ricevere bene. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ti ripeto, ha avuto gioco facile l'attaccante olandese, solo perché la nostra palleggiatrice è chiaramente più bassa rispetto magari alle altre giocatrici. Però è tutto da vedere. Punteranno ancora l'Ituma, secondo me. Vediamo. Ancora lì, mani fuori, c'è stato un tocco
No, non c'è stato il tocco. Non c'è il tocco, peccato. La Giuliani aveva cercato la mano esterna del muro in maniera chiara e lampante. Non, così non è stato. 10 pari. Sì, dobbiamo rimetterci subito con la testa nella partita. Sidelung. Ancora ricezione italiana, fast cercata, recupera l'Italia, altro palleggio, non può schiacciare, tentato un pallonetto ma ben contenuto dalla squadra olandese, e il muro che stavolta funziona, assegna il muro, la mano di Modesti ha fatto la differenza, Italia rimette il naso avanti, 11-10, ma si va punto a punto secondo me. Nel frattempo rientra Ciarravanti perché la Modesta è imbattuta e credo che ci possa dare una grossa mano d'aiuto in questo momento, perché ricordo che Ituma in questo momento ha alzato il muro. Sì, ha alzato il muro, Ituma in questo momento è dietro. Peccato, 11 pari, errore in battuta, rientra il nostro libero. Allora è l'Olanda che rientra in battuta, ricezione non buona per l'Italia. Ancora la schiacciata contenuta, sempre lì gli olandesi si cercano. L'Italia ancora dall'altra parte, alto diagonale, a scavalcare, 12-11, gran bella azione. Guarda, sono piacevolmente sorpreso dal nostro capitano, perché è veramente impeccabile. Va sottolineato anche, l'hai detto poco fa tu, il libero. Il nostro libero in questo momento è perfetto. Grande precisione del capitano, ne ha messa, è la terza che mette a segno. Olanda, zona 4 stavolta, è muro! È stata Ciarri, come ti dicevo prima, ci darà una grandissima mano davanti proprio per i suoi centimetri e sopra la capacità di lettura. 13-11, l'attacco olandese è sbattuto contro il muro a due italiano. Ricezione stavolta buona, vediamo, uno contro uno e riesce a recuperare l'Italia, attenzione ancora, stessa fase, la diagonale viene contenuta, Olanda può riattaccare contro il muro a due italiano e non recupera più perché il punto è azzurro, 14-11. Quando c'è il Ciarri avanti credo che debba stare molto attenti gli attaccanti olandesi prima di tirare tutto a braccio, perché le sta castigando letteralmente. Viscione ancora. Buona ricezione olandese, ancora, ancora lei, altro muro, si sposta dall'altra parte, sembra insormontabile il muro azzurro, di nuovo un pallonetto tentato, Ituma recupera e poi a destra si va da zona 2, pallonetto che non scende però, si gioca ancora, ricostruisce l'Italia. Dall'altra parte, zona 4, e la schiacciata viene contenuta dal muro, ma un'azione fantastica, 14-12, bel gioco anche. Questa volta, bravo, loro in chiave di lettura hanno capito che la palla sarebbe andata dal nostro capitano, Giuliani. Però tutto quello che stiamo vedendo è veramente di buona fattura e soprattutto stiamo sbagliando pochissimo, va bene così, va bene così. Moritz al servizio per gli Orange. Situazione buona, ancora si insiste da quel lato, diagonale ancora una volta contenuto, ma è sempre lei, la nostra capitana Ciarri ha messo il pallone a terra, grande furbizia. Pino, te l'avevo confessato nella partita scorsa, la Ciarri è quella che mi ha stupito di più, in questo momento ho già 4 punti. 15-12, Italia, Giuliani. Ben ricevuta stavolta, c'è un'infrazione, è punto italiano, c'è un'invasione chiamata, 16-12 per l'Italia, è un mini break preziosissimo, infatti c'è un time out, cosa proverà a fare il coach olandese? Allora, io non credo che ci sia molto da fare contro questa squadra, credo che da quello che ho visto in questo momento il nostro livello è leggermente più alto da loro, tra le altre cose in questo momento è tornata avanti la Ituma, quindi avremo il cannone in prima linea, per loro sarà molto complicato. Due cose vanno sottolineate, stiamo battendo bene, loro non riescono a esprimersi bene nella costruzione del gioco. Se riusciremo a portare avanti questa tattica non ci sarà scampo per loro, almeno in questo set, poi si vedrà. Ancora Giuliani, si riprende, Olanda ancora fuori del campo, sono state
catechizzate le ragazze arancioni dal loro coach che abbiamo sentito proprio ieri. Ritisma dava l'Italia come favorita, ma ci mancherebbe anche come per scaramanzia. Giuliani ancora, altro servizio ben calibrato, la past è fuori, però c'era il tocco. 16-13, rosicchio un punticino l'Olanda che va al servizio, resta lì davanti a Ciarri. Abbiamo un altro cannone da spedire lì davanti, Ituma per completare, ecco, ha cercato ancora Ituma, riceve bene stavolta, cercata, poi la schiacciata, mani è fuori. No, no, la palla è tornata dal muro, ha toccato lei Ituma. Quindi punto olandese, 16-14. Aveva provato a sbattere contro le mani olandesi, ma il pallone è stato rispedito in faccia. Ancora pallone fuori stavolta, servizio sbagliato, riconsegna il turno di battuta all'Italia, ci va la Ciarri. 17-14. Aggiorniamo regia, 17-14. A Ciarri, tentato un lungo linea, contenuto ancora dall'Olanda, muro che tocca, allora l'Italia può ricostruire. Ituma ancora, e stavolta non c'è scampo perché il pallone va giù, 18-14. Beh, va sottolineata la forza di questa ragazza, perché comunque in chiave di lettura loro lo sanno che la palla va lì al posto 4, al martello forte, ma credo tutto non riescono a contenere. Acciari sta battendo bene, ha cercato comunque, ha cercato posto 1 sul libero, e vediamo se lo rifà un'altra volta. Vediamo se ritrova il libero. No, ha cambiato completamente. L'Olanda ha ricevuto bene e il muro viene penetrato inesorabilmente. 18-15, Acciarri fuori, rientra il nostro libero, finisce la sua rotazione praticamente, adesso l'ha tenuta per la battuta. Olanda al servizio, ricezione perfetta italiana stavolta, e poi dal centro è stata Giuliani a dare il 19° punto all'Italia. Cambiato schema stavolta. Guarda, sì, ha attaccato una bellissima pipe, vedi la stranezza del volley. L'altra sera la Giuliani era stato letteralmente squadra dell'Esposito, invece stasera è proprio, sta venendo fuori alla grande, anche a dispetto dell'Ituma che comunque è un martello fortissimo. Passaro, battuta ancora Olanda, muro che è stato scavalcato, l'Italia ricostruisce, un pallonetto toccato dalle mani delle olandesi, 20-15, siamo a più 5, buon margine adesso. Che dire Pino, la Viscioni ci ha fatto vedere di che pasta è fatta, non ha esitato a giocarsi un momento fuori con la semplicità come se stesse facendo una scuola volley, insomma. Passano ancora. Altra precisione al servizio, un po' di fortuna, ma non guasta, 21-15. Io credo che un giocatore di volley, quando succedono cose del tennis, se la ride alla grande, ringraziando naturalmente la fortuna. E comunque il tennis si chiede scusa, qui anche? Anche qui, anche qui, forse più del tennis. Passaro ancora, terzo punto in battuta per lei, l'Italia sta servendo bene, non c'è che dire. Altra ricezione precisa stavolta, prova la pipe e viene murata ancora, l'Olanda però ricostruisce, c'è Ituma di là, non si passa, e ancora Olanda, attenzione perché ha difficoltà, adesso è un free ball italiano, prova la veloce, non funziona perché viene contenuta, allora è l'Olanda che può ricominciare, ma c'è il muro italiano, si dilaga, 22-15, non si passa più. Credo che sia stata la Modesti, in questo caso non era riuscita a piazzare il primo tempo, però poi ha fatto un gran muro e si riscatta. Passero, 4 punti già. Sta battendo benissimo. Ricezione precisa, l'Olanda in diagonale, sorpreso il muro italiano stavolta, e accorcia, 22-16. In questo caso si sentiva la mancanza della Ciarri lì, non si sarebbe lasciato sfuggire quel pallone. Esatto, e tra le altre cose ha davanti una brutta bestia, la Silderius è abbastanza forte al centro. Ma
buona la ricezione italiana e poi va a cercarsi il punto, non ritrova, però recupera ancora l'Italia, prova a metterci una pezza, Ituma non ci riesce, Olanda che accorcia ancora, 22-17, un punto un po' pasticciato questo. De Vos ancora al servizio. Ricerca sempre la nostra Acciarri. Ituma! E altra botta di una violenza inaudita che lascia il segno, 23-17, e adesso il servizio l'Ituma. E qui si è visto il fatto che il suo ruolo è quello da opposto e ha tirato fortissimo da destra, dove è abituato a giocare di solito. Attenzione alla battuta al salto che ci ha dato 4 punti nel turno precedente. Stavolta viene contenuta bene, attenzione alla veloce, eseguita bene. Buon punto olandese, 23-18. Sì, l'ho detto prima, la Silterius è molto forte, è già il terzo primo tempo che riesce a infilarci, però ti ripeto, in questo momento dobbiamo solamente fare i cambi palla, siamo già a 23, e portare in porta il set con tranquillità. Silterius in battuta. Silterius. Battuta sbagliata, ci consegna il primo set point per mettere il sigillo a questo primo set. Sebol italiano. Barbero al servizio. Ricezione non buona quella olandese. Ancora il muro italiano con cercato le mani. Mani è fuori però. Ridà un punto all'Olanda, 24-19. Va fuori Ituma. Rientra il nostro libero. Kronenberger al servizio. Riceve bene il nostro libero e poi la schiacciata! Ed è il primo set, 25-19. Commenti. Allora, la Viscioni ha chiuso letteralmente un secondo tempo dietro. Bravissima, in questo momento non credo che ci sia qualche giocatrice appannata, forse mi aspettavo qualcosa di più dalla Modesti, che non sta rendendo secondo le attese. Però ci pensa l'Acciarri a fare anche quello che non fa lei. Studio, andiamo in pubblicità, torniamo tra poco. Questo programma è presentato da Autolinee Federico, l'opportunità di viaggiare in prima classe in tutta Italia. Central, inerti, calcestruzzi, movimento terra, a Grotteria. Gelo Sud, alimenti surgelati, via Gramsci e via Giovanni Pascoli a Siderno. Phone Store, Corso della Repubblica a Siderno. Piccole Canaglie, Corso della Repubblica, Siderno. Da Mimmo, salumi di maiale nero da Spromonte, salumi artigianali Nostrum. C&G Bomboniere, di Giorgi Giovanni, via Aldo Moro, Bovalino. Perre, olio extravergine d'oliva Perre, l'oro di Calabria a tavola. Arancia Elettronica, a Siderno. Auto Albanese, concessionaria Hyundai, Evo DR, a Siderno. Vetreria Serramenti Monteleone, esclusivo Aria Ponzio, contrada Faraone a Locri. La bicicletta, via dei Tigli a Siderno, vendita bici, veicoli elettrici, attrezzi fitness, integratori. Officina Ortopedica Mele, via Enrico Fermi a Siderno. Bellino Giocattoli, Corso Montezemolo a Marina di Gioiosa Ionica e a Bovalino al centro commerciale Gelsomini. Ieraci, panetteria, pizzeria, caffetteria, dolci, a Siderno. Idroclima, tecnologie solari per l'efficienza energetica, via Vallone Salice, Ardore. Gioielleria Tassone, via Cavour a Gioiosa Ionica. Edil Fornace, tutto per l'edilizia e ferramenta, servizio trasporto con gru, a Siderno.
Arianna Sport, abbigliamento sportivo delle migliori marche, ad Ardore Marina e a Bovalino al centro commerciale Center Cross. Eccoci tornati per il secondo parziale, primo set in cassaforte per l'Italia, 25-19. Ricordiamolo questo parziale e ricordiamo pure che l'Olanda ci ha nella prima parte dato filo da torcere, poi un break nella parte centrale del secondo set, del primo set, pardon. Si riprende dunque Kronenberger a servizio per le Orange. La schiacciata italiana finisce fuori. Punto olandese 1-0. Tra poco vi daremo anche un po' di numeri, statistiche del primo set. Kronenberger ancora. Olanda avanti. Prova un pallonetto, ma c'è un'infrazione. Uno pari. Diamo un po' di numeri velocemente. Allora Pino, ti dico subito che le statistiche mi danno ragione. In questo momento la più forte in campo è la Charry. Non mi ero sbagliato. Ha fatto due punti diciamo secchi, contro uno secco della Giuliani, il nostro capitano. Mi sembra che in questo momento abbiamo sbagliato una battuta. 2-1 Olanda intanto. Controllo, continua a continuare il punteggio. Mouritz intanto al servizio. Ancora ricezione italiana un po' difficoltosa. Riesce a rimediare ma ricostruisce l'Olanda. Prova la pipe. Non riesce a rientrare per... E poi il muro olandese, attenzione 3-1, primo mini break. Vai. Credo che il coach olandese abbia studiato bene come ci stiamo mettendo in campo, perché ha dato delle direttive prioritarie di muro. Loro si stanno spostando chiaramente sui nostri posti 4. Allora abbiamo la Muritz in battuta in questo momento, non la forza comunque. Olanda ancora può chiuderla e riesce a recuperare la nostra difesa, poi un pallone alzato su zona 4, pallonetto che non ha l'effetto sperato per Olanda, e poi l'Aituma, devastante, 3-2 per Olanda. Vino, questa non è una pipe, questo è un autentico attacco da prima linea, te lo dico con chiarezza, per la scanso di equivoci, soprattutto per giustificare l'impotenza degli olandesi in questa circostanza. Stavolta servito bene, prova da fast col pallonetto che funziona, 4-2. Bisogna stare incollati, non mollare di un centimetro. Qualche numero, nello scorso set... De Brick intanto. Sì, nello scorso set il record dei punti è stato per Giuliani e Ituma, 6 punti a testa. De Brick, Ituma contiene, poi... Altro a Charry, Viscioni che non vuole fare brutta figura nei confronti di nessuno e sfodera questi colpi con una naturalezza che è veramente devastante, anzi direi inquietante per gli olandesi. Questa forse è la rotazione più forte che abbiamo noi. Assolutamente sì. Ancora buona la battuta, prova un pallonetto, Ituma addirittura recupera e poi... Una fase interlocutoria, la schiacciata a terra, ancora lei, la numero 11 olandese, Sidder Nuits. Sì, purtroppo la modestia non riesce a contenerla, è un problema che si è rappresentato anche nel primo set, si sta ripresentando, però credo che con un pochino di attenzione in più possiamo un attimino quantomeno arginarla. Lei in battuta. Van de Vosse. Ieri si è distinta davvero, ma giocava contro la Germania. Eccola Ituma. È stata contenuta però stavolta e poi una giocata d'astuzia vera e propria della numero 2 olandese
da Cronenberger, che dà il sesto punto più tre Olanda. Attenzione, io avrei fischiato fallo di portata a questa palla, secondo me era molto falloso il tocco, l'arbitro non è del mio stesso avviso. Ci prendiamo il sesto punto delle olandesi e speriamo che la De Vos batta un pochino meno, meglio di come sta battendo in questo momento. Van De Vos ancora. Cerca il lungolinea. Errore. Pallone finito fuori. Sì, in effetti sì. Ti ha accontentato. Italia torna a meno 2. Passaro intanto al servizio. Errore, ricezione, quinto punto Italia. La Muriz non era nuova a queste sbavature in ricezione, ce ne siamo accorti anche ieri sera. Ora vedremo se il nostro palleggiatore la ricercherà ancora, perché quella ragazza è molto molto scaltra. Passero. Ha cambiato invece. La pipe è provata, è contenuta dal muro italiano. Ricostruisce un'altra pipe. Allora è il palleggiatore che alza, non può intervenire la squadra italiana per schiacciare. Allora ci prova con una fast, pallone fuori, non è stato toccato. Sei pari, si torna in parità. Finalmente Asilderius ha sbagliato questo primo tempo e ci ha dato una grandissima mano. Passero ancora. C'è stata un fallo. Sì, è un fallo di posizione per i non addetti e non hanno rispettato la rotazione effettiva di questo momento gli olandesi. Infatti chiedono spiegazioni e gliela darà il secondo arbitro. E spiega proprio quello, almeno intuiamo dalla gestualità. Non rispettata la rotazione, l'Italia avanti 7-6, sancito il vantaggio. È meno spumeggiante, è meno bello questo secondo set. Ho capito, il fallo di posizione l'hanno fatto la Silderius e la palleggiatrice, erano in quel momento erano sovrapposte e hanno originato il fallo di posizione, tecnicamente è così. Ancora la ricezione ballerina delle olandesi, diagonale che viene contenuto dalla nostra difesa e poi il muro della numero 2 Kroenberger, dalla parità all'Olanda. Allora ti dico solo questo, avevo detto prima che cerchiamo troppi posti 4, dovremmo aprire un attimino il gioco più al centro, vediamo se il nostro coach chiederà questa cosa alla ragazza. De Vos intanto. Buona la ricezione e si riprova ancora da quella parte, mani e fuori, da un punto all'Italia, 8-7, Itum al servizio. E credo che adesso rischiamo, noi siamo a rischio perché siamo veramente allineati con la battuta dell'Itum, rischiamo qualche pallonata. Abbiamo la battuta a salto della Itum, ancora Ace, devastante questa ragazza, 9-7. La De Vos era un po' lunga, questa palla si è abbassata improvvisamente e non è proprio riuscita a intervenire. Ituma. Errore. Stavolta completamente sbagliato la misura della sua battuta. Questa volta aveva cercato la precisione, una battuta in extra rotazione, cercava l'angolo di posto 5, la palla è un attimino sfuggita e l'ha smanacciata. 9-8, torna in battuta l'Olanda, Sideraus. Ancora sul posto 2. E stavolta è punto italiano. 10-8. Tutta Italia. Ricezione non precisa stavolta, infatti è un free ball italiano. Attenzione. Pallone fuori.
19, peccato, occasione sprecata. Peccato perché queste cose di solito la televisione non le sbaglia, è uscita di poco sta palla, potevamo andare con questo, potevamo veramente andare. C'è Ciarri in campo di nuovo. Eccola la Ciarri, la fast cercata. Ecco Pino, vedi, abbiamo questo primo tempo al centro, è fondamentale, perché loro non se lo stanno aspettando in questo momento, vanno come prima scelta, vanno sul posto 4 a muro. L'Italia varia tanto su due lati, il centro lo cerca poco. Altra ricezione sbagliata. E poi c'è il free ball italiano. Vediamo se cercato Mani. E allora punto italiano, 12-9. Sì, sì, sì. Per fortuna Viscioni non ci tradisce mai. Ha tirato comunque tutto il braccio, anche muro schierato. Naturalmente quando ti riporta, sai, basta impattare leggermente una parte esterna anche di un braccio e il gioco è fatto. Infatti la palla si è infilata all'angolo di posto 1. Stavolta l'Olanda che prova ad entrare. Ma io non so se questo è tutto regolare, sembrava un pallone più accompagnato che... Purtroppo qui a discrezione dell'arbitro, ma anche prima mi ero lamentato di questa cosa, di un fallo di portata. Vediamo un attimino che tipo di direzione continuerà a fare il primo arbitro. Ad ogni modo punto assegnato all'Olanda, Moritz al servizio. Buona ricezione italiana, cercata l'Aituma e non c'è niente da fare. Quando entra lei... è devastante, 13-10. Bello, tecnicamente molto bello perché praticamente è quasi entrata da posto 5 e si è aperto invece il varco contro il posto 5 avversario. Ottimo. Giuliani intanto, ricezione ancora approssimativa. L'Italia che può ricostruire e Acciarri la mette giù. Più 4, siamo a 14. Pino, tu mi sarai testimone che io avevo parlato bene di sta ragazza, ce lo ricorderemo tra qualche anno, quando ci incontreremo, se il commento di stasera ha veramente fatto la differenza. Grandissimo pallonetto. Olanda ci riprova, pallone dentro, è buona. 14-11. Torna l'Olanda a meno 3. Ten Brink. Ottima ricezione ancora Ciarri, viene contenuta stavolta, allora prova Ituma e il muro a 2, diviene difficile saltare da fermo. Allora ci ha provato, in realtà quella palla alzata da libero era scontata e quindi è stato molto facile, tra l'altro così il muro olandese è molto alto, è molto alto, ma lei ha provato lo stesso, ma è giusto che sia così. Ancora De Brick, Ituma cercata ancora. Ancora il muro olandese, attenzione, sembra ancora Ituma e stavolta non c'è niente da fare. 15-12. La scelta di tirare al posto 1 ha letteralmente ghiacciato il muro olandese, non se l'aspettavano affatto. È veramente una palla ben giocata questa, sembra proprio un attacco che si vede di solito nelle categorie maschili. Brava davvero. Servizio italiano per allungare, 15-12. E c'è un ace, arriva un ace, molto distratta l'Olanda in questo caso. E indovina chi ha fatto l'ace, Pino, perché è sempre lei. Acciarri, time out. Allora chiaramente in questo momento il coach olandese starà cercando di risistemare qualcosa. Io non credo che ci sia molto da fare in questo momento perché stiamo prendendo il largo anche in questo set. Grandissime le prestazioni della nostra centrale Acciarri, della nostra Ituma, e voglio sottolineare però che è estrema precisione del nostro libero che sta dando praticamente al 90% palla in mano alla palleggiatrice e questo sta facendo la differenza. Allora nell'altro set era la Silderhaus che aveva fatto il record di punti, ne aveva fatti 6, è un pochino calata in questo e questo sta facendo la differenza. La Muritz era stata molto più efficace, ancora in questo set non lo è. Torniamo in campo, 16-12,
palazzetto che scoppia, è stracolmo qui a Siderno. A Ciarri intanto, altro servizio e poi la fast cercata e voluta dalle olandesi. Il numero 11 Siderhaus ha messo a segno 16-13. Van de Vos, la migliore di ieri, ricordiamolo. Ricezione così così italiana, riesce in qualche modo a difendersi l'Italia, ma ancora un altro punto d'astuzia della numero 2 olandese, Corin Berger. La nostra modesta era un attimino distratta perché mi sembrava scontato questo pallonetto da parte della palleggiatrice. Siamo a meno 2, attenzione. Van de Vos ancora al servizio. Stavolta errore. 17-14. È il momento di mettere punti, è il momento di approfittare. Passero. Buono la ricezione, poi errore. Errore di Siderhaus. Più 4 Italia. 18-14. Passero ancora. Prova un pallonetto su una pipe, ancora Italia, Maria fuori, molto scaltra in questo caso. Diciamo che ormai Viscioli fa quello che vuole in questa partita, e hai ragione, è stata molto scaltra e comunque il manifuoco è di buona fattura in ogni caso. 19-14, massimo vantaggio italiano al momento, più 5, ancora passero, sceglie sempre lì. E Tuma, grande difficoltà degli olandesi, ma invasione di Tuma. Comunque secondo me c'era stato un fallo di doppio della Murici clamoroso. Io non so il metro di giudizio che sta tenendo il primo arbitro, ma quella ti posso garantire che era fallo di doppio. 19-15. De Vos intanto al servizio. Buona ricezione italiana, ancora Ituma e altro diagonale devastante. Credo sia già in doppia cifra da un bel pezzo la Ituma. 20-15. L'Italia va, prende il largo per questo secondo set. Spazio anche per Esposito. L'abbiamo vista contro la Germania e ha fatto bene. Va proprio l'Esposito in battuta, cercato il libero. Altro martello e difesa italiana che regge. E poi ancora lei, sempre lei. È il terzo punto della Kroenberger che riesce a deludere la guardia italiana. 20-16. Peccato perché la Giuliani aveva fatto veramente una grande difesa. Peccato davvero. Il vantaggio comunque c'è ancora, no? Siamo a più 4. Bruisma, si è vista poco questa ragazza anche nella partita precedente. Buona ricezione italiana, è ancora lì e stavolta il muro non può fare nulla. Giuliani lo abbuca in maniera clamorosa. 21-16, forza, il momento di dare la botta decisiva per portare a casa questo secondo set. E abbiamo anche la fortuna di riavere Acciari davanti, che è rientrato in questo momento. E va sottolineata veramente l'attacco del Giuliani di poco fa, ha trovato il barco in mezzo al muro tra le mani dell'opposto del centrale, brava davvero. Barbero, ricezione olandese e poi il muro che non regge, mani è fuori,
cercato, 21-17. Kroenenberger al servizio. Non buona la recensione italiana e poi errore anche nella schiacciata. Attenzione, l'Olanda torna a meno 3. Non bisogna sbagliarle, bisogna farle giocare perché sbagliano anche loro. Kroenenberger di nuovo al servizio, stavolta non c'è difficoltà da posto 2, ci riprova e poi Olanda può rigiocare senza muro praticamente, mette a terra il punto numero 19, dovrebbe chiamare il time out, infatti è così. Ha chiamato il time out, io direi, suggerirei al nostro palleggiatrice di forzare un attimino col centro in questo momento, perché loro stanno chiaramente come promozione, vanno a marcare i nostri posti 4 e casomai l'opposto. Nelle due occasioni precedenti la palla non è arrivata alla Ciarri, che secondo me da quella posizione avrebbe potuto far male, così non è stato. Vediamo un attimo, è un buon momento comunque per l'Olanda, però c'è da dire che la Muritz si è trovata comunque sola a schiacciare tutte e due le volte, è stato facile per lei trovare la breccia nella nostra difesa. Vediamo se saprà contrapporre qualcosa adesso la squadra italiana. Forza azzurre, manteniamo questa distanza. Kroenenberger ancora a sorpresa, la retroguardia italiana può fare poco, ma piazza uno smash. Questa era difficile. Sì, era difficile. Qua veramente è giocata di fino. Questa è giocata di fino perché si è preoccupata di evitare il muro e di eludere un attimino la difesa. Ben fatto. Mi sembra che vada lei in battuta, sì. Biscioni. Ricezione ancora non precisa, quella olandese. Attenzione, bisogna arginare questa ragazza che stavolta sbaglia da sola. Non c'è stato tocco. 23 Italia, 19 Olanda. Dai, ci siamo. Addirittura d'arrivo, time out stavolta Orange. Mi sembra giusto, anche il coach olandese cercherà un attimino innanzitutto di distrarre quella, l'italiana che sta battendo in questo momento, ma mi sa che la Viscioni non è facile da distrarre, non in questa partita perlomeno. Vedremo se darà delle indicazioni, ma credo che a questo punto o un'indicazione diversa da mantenere in ricezione potrebbe fare, oppure solo per distrarre la Viscioni. Olanda già in campo, si attarda ancora l'Italia. Viscioni al servizio. Ancora errore. E non è la prima volta che sbaglia. Pino, guarda, io te lo devo lasciare a te. Commentare tecnicamente le visioni non serve. Dilla tu qualcosa, perché credo che abbia inquadrato. Non sta sbagliando nulla, assolutamente. Siamo al set point per sigillare anche il secondo set. Viscioni ancora. Altra difficoltà. L'Olanda però riesce a rimetterla giù. E va a 20. È stata Tembrique. Ma adesso ci sono tre match point, set point da fronteggiare. Rothstijk al servizio. Muro che respinge, ancora Italia, ci riprova sempre da lì, contiene l'Olanda, può attaccare adesso. Attenzione a Van de Vosse, contenuta. Allora l'Italia che prova un pallonetto, intercettato ma errore. Sono 25, secondo set a casa, 25-20. E lo vogliamo fare un applauso tutti noi alla nostra palleggiatrice che si è inventata veramente una palla stallare per la Viscioni. E diciamolo, ha un tempismo straordinario. Questa ragazza è veramente brava, c'è poco da dire. 25-20 e noi andiamo in pubblicità.
Questo programma è presentato da Autolinee Federico, l'opportunità di viaggiare in prima classe in tutta Italia. Central, inerti, calcestruzzi, movimento terra, a Grotteria. Gelo Sud, alimenti surgelati, via Gramsci e via Giovanni Pascoli a Siderno. Phone Store, Corso della Repubblica a Siderno. Piccole Canaglie, Corso della Repubblica, Siderno. Da Mimmo, salumi di maiale nero da Spromonte, salumi artigianali Nostrum. C&G Bomboniere, di Giorgi Giovanni, via Aldo Moro, Bovalino. Perre, olio extravergine d'oliva Perre, l'oro di Calabria a tavola. Arancia Elettronica, a Siderno. Auto Albanese, concessionaria Hyundai, Evo DR, a Siderno. Vetreria Serramenti Monteleone, esclusivo Aria Ponzio, Contrada Faraone a Locri. La bicicletta, Via dei Tigli a Siderno. Vendita bici, veicoli elettrici, attrezzi fitness, integratori. Officina Ortopedica Mele, via Enrico Fermi a Siderno. Bellino Giocattoli, Corso Montezemolo a Marina di Gioiosa Ionica e a Bovalino al centro commerciale Gelsomini. Ieraci, panetteria, pizzeria, caffetteria, dolci a Siderno. Idroclima, tecnologie solari per l'efficienza energetica, via Vallone Salice Ardore. Gioielleria Tassone, via Cavour a Gioiosa Ionica. Edil Fornace, tutto per l'edilizia e ferramenta, servizio trasporto con gru, a Siderno. Arianna Sport, abbigliamento sportivo delle migliori marche, ad Ardore Marina e a Bovalino al centro commerciale Center Cross. Devastante soprattutto nella parte centrale del set, come nel primo set. C'è qualche cambiamento, credo, no? Avevo visto Modesti in campo, poi ha riguadagnato la panchina. Ecco, era in campo momentaneamente prima di essere sostituito dal libero, poi è rientrato in panchina, ma solo per effetto della rotazione. Viscioni intanto per il servizio. Recupera Ituma e poi può andare al salto dalla seconda linea. Ci riprova ancora l'Italia, ancora lei, Viscioni, contenuta anche questa, e poi il muro, sempre lei, Acciarri, manco a dirlo. Chi ben inizia si dice che sia alla metà dell'opera. Pino, Acciarri il suo lo fa, la Viscioni in questo momento è molto precisa, credo che vada bene così. Nel frattempo abbiamo Ituma che è addirittura da arrivare avanti, vedremo un attimino come si spostano ancora gli equilibri. Viscioni, errore stavolta di Viscioni. Sì, probabilmente il primo errore. Uno pari. Proveranno su Ituma, immagino io. No, errore anche per loro. Hai qualche numero da dare? Lo facciamo subito. Allora, non ci siamo sbagliati sulle migliori in campo, nel secondo set è stata comunque la Acciarri con 4 punti e 7 punti per le Viscioni e 5 punti per Ituma. Olanda, pallone fuori, non c'è tocco, attenzione, 3-1 Italia. Giuliani in battuta,
è il capitano dell'Italia. Buona ricezione olandese e poi mani a fuori, trovato sempre lei, la Mauritskaya. È la migliore degli olandesi, la Muritz oggi è la migliore dopo la Silderhaus, però la Muritz è una posto 4, ha cercato la mano del muro nello stato palleggiatrice che è più bassa. Ituma riesce a ricevere bene, poi va a cercare ancora la schiacciata, impatta contro il muro che non regge, sfondato, 4-2, altro punto di Ituma. Ecco Ciarri in battuta. Errore anche per Acciarri, 4-3. Torna il libero in campo, fuori Acciarri. Ricezione buona dell'Italia, trovata poi la Giuliani, ma è stata contenuta, schiacciata olandese che sortisce il punto numero 4, si torna in parità, si torna punto a punto. Coach italiano incita le sue ragazze, dà indicazione al libero su come muoversi. Ricezione non eccellente, Ituma ancora, provata la fast, toccata dal muro italiano e l'Olanda mette il muso avanti, 5-4. Allora la Tembrink insieme al Sole sono due grandissime centrali, lei e le Silderhaus. Naturalmente ora si spiega il perché stiamo cercando poco il gioco dal centro. Il nostro coach pensa che loro siano più forti, forse più forti al centro rispetto a noi. Io non sono dello stesso avviso. Ancora tutto da giocare a questo set. Errore in servizio, si torna in parità, 5 pari. Passaro intanto al servizio. Ricezione precisa degli olandesi, pallone fuori, e fuori non c'è stato tocco, secondo l'arbitro sì, secondo noi no, infatti è trasecolato anche il coach italiano. In effetti era l'arbitro di linea, aveva chiamato ben altra palla, non so poi che cosa ha visto. Beh, pazienza, dai, può succedere. 6 Olanda, 5 Italia. Andiamo per il pareggio, Ituma! Punto, manco a dirlo, 6 pari. Adesso Ituma in battuta. Stavolta contenuto e poi il muro che riesce a contenere le olandesi, attenzione pasticcio italiano, poi può giocare un free ball l'Olanda, ancora il muro che non riesce però a contenere, settimo punto olandese. Ci ha provato la Modeste a chiudere con la Giuliani, ma era un attimino in ritardo perché prima doveva marcare la centrale, è normale questa cosa qua. Vedremo un attimino se riusciamo a fare questo cambio. Van de Vos, fast cercata ed errore ancora, attenzione. Serataccia per la Modesti, Pino. Forse delle azzurre sera è un attimino quella più appannata. 8-6. Sale l'urlo Italia. Per la prima volta l'Italia in difficoltà. Van de Vos. Pallone buono, attenzione, il pallone buono lasciato, Olanda più 3, bisogna correre ai ripari, restate in campo, non chiama il time out,
Mencarelli stavolta riceve bene, pallonetto eseguito in maniera eccellente, ha messo in difficoltà gli olandesi e poi la schiacciata di Giuliani, penetra il muro a 2, si accorcia 9-7 per l'Olanda. Pino, qualcuno della staff tecnica della nazionale ha urlato sul fallaccio, su quella che sembra veramente un fallo di doppia o quantomeno o di trattenuta. Vediamo se adesso Modesti in battuta ci regala una bella palla, dai. Ecco Modesti, Rigenzuolo olandese, ancora pallone buono, il muro non ha fatto in tempo a posizionarsi. Preferisco dire che è stata molto molto brava la giocatrice che ha effettuato la pipe, perché si è aperta bene il campo. 10-7, Olanda a più 3. Ci ha messo una pezza a Charry, poi ancora a Charry, altro muro che contiene, e poi ancora Olanda può entrare da posto 4. Attenzione, massimo vantaggio olandese, sono a più 4, 11-7. Hanno illuso bene il nostro muro, credo che non stiamo riuscendo a trovare il contrattacco in questa fase della partita. Ora il Mencarelli ha chiamato il time out per cercare di rigenerare la cosa. E un momento di appannamento generale, secondo me. Solo il nostro libero sta mantenendo, insomma, il suo livello di gioco in questa fase. Vediamo che succede adesso. Fossi il nostro coach, suggerirei di cercare il martello forte in questo momento, anche con palla alta, e di forzare. Staremo a vedere cosa si inventerà l'Italia per provare ad accorciare. 11-7 il parziale di questo terzo set. Per la prima volta l'Italia in sofferenza. A Charry Tuma nel sestetto base. Pallone ricevuto bene, la fast della Charry al centro ha sorpreso le olandesi. 11-8, si accorcia. Ecco Viscioni. Pallone ben ricevuto, no, e poi ancora lei a Charry, difficoltà in ricezione. Beh, queste due palle ci hanno un attimino risollevato, ha chiuso un buon primo tempo prima, adesso una rimpallata dal campo avversario, l'ha messa giù, va bene, dai. Ancora Viscioni, riprova sempre lì. Stavolta il nostro palleggiatore, poi la distrazione totale dell'Italia. Può giocare un free ball adesso l'Olanda e mette giù il pallone, mani e fuori, trovato, 12-9, peccato. Sì, la deviazione del muro ha messo letteralmente fuori causa la Giuliani, che sarebbe intervenuta bene probabilmente, però ti ripeto, una deviazione ha proprio cambiato la direzione della palla. Provano a nascondere il servizio. C'è un'infrazione, punto dato all'Italia. Allora, era stata una fast non giocata bene, ma perché la palla era bassa, la Charry non è riuscita a fare, insomma, il suo solito lavoro. Loro per fortuna hanno fatto invasione, però ci hanno dato una mano in questa azione. Torniamo a meno 2, Giuliani intanto. Ituma, 12-11, meno 1. È tornata l'Italia. Giuliani, altro servizio, e si riprova lì da posto 4. Ancora Olanda, pallonetto che non funziona, e allora la pipe di Giuliani non va a segno, non può schiacciare, allora si ricostruisce. Pallonetto di Charry che non chiude, Olanda
che riesce a rimandare il pallone dall'altra parte. Ancora Ciarri, senza scampo, 12 pari. Pino, se alla fine della partita qualcuno mi smentisce che lei non è stata la migliore in campo, guarda che questa volta non commenterò mai più una partita di pallavolo, promesso. Ancora Giuliani, siamo tornati in parità. Errore, peccato. 13-12 per l'Olanda. Era importante rimettere il naso avanti. Groningberger adesso per il servizio olandese. Attenzione Tuma, sorpresa. Olanda torna più 2. Viene cercata in ricezione, magari è il suo punto debole, è un opposto del resto. È un opposto, chiaramente non è un posto 4, la ricezione non è proprio il suo forte, cercano di coprirla le compagne in campo sulla ricezione, però mi sa che lei non è per niente intimorita da questa cosa, assolutamente no. 14-12, ancora cercata la Ituma, servita male stavolta, il pubblico incoraggia le azzurre. Il muro che in qualche modo rimette l'Italia in gioco e poi ancora sotto la rete. Ancora Olanda, sempre da lì, posto 4, pallone fuori. C'è stato il tocco, sì, pallone toccato. Ritorna a più 3 l'Olanda, attenzione. L'Italia deve stare in scia e provare a rientrare. Era tornato in parità. Dovremmo provare a ricercare la fascia della Ciarri in questa situazione, perché probabilmente marcheranno tutte la Ituma. Ituma che regge bene ancora, ecco trovata ancora. E la Ituma stavolta non si lascia pregare. Pallone a terra, 15-13. Forza azzurre, proviamo a rientrare. Esce il libero, altro cambio chiamato. Ciarri resta in campo. Non rinunceremmo certo alla battuta della Ciarri. Giuliani. Uscita Giuliani. Buona la battuta della. Poi la fast tentata e poi contenuta dal nostro muro che viene scavalcato però. Bucato completamente, torna più 3 l'Olanda. Ciarri fuori, rientra il libero, resta in campo Giuliani. Ora ha sostituito la Modesti con la Monarini, ecco il cambio che ha effettuato il nostro coach. Probabilmente si è accorto che la Modesti era un attimino appannata, l'avevamo detto prima noi questa cosa, il coach l'ha sostituita. Tornato in campo anche Passaro, più agilità davanti e invece altro errore. Giuliani, attenzione perché sta scivolando questo set. 17-13, momento no. Sì, il primo errore è commettere in ricezione, il primo S che prende la Giuliani, voglio sperare che sia anche l'ultimo. Ituma, muro che contiene in qualche modo ma non regge poi. 17-14. Passero al servizio. Passero che nel primo set ha spesso messo in difficoltà gli olandesi col suo servizio. Imprevedibile. E stavolta invece va male. Olanda pericolosamente a più 4. Ricezione ancora e poi in affanno, ricostruiamo il gioco, vediamo, altra diagonale contenuta e poi entra direttamente col destro
La nuova entrata Monarini, hai visto, molto, molto efficace e soprattutto molto esplosiva in queste circostanze. È un attimino più bassa rispetto alla Modesti, però non, questa cosa non è chiaramente più lucida in questa occasione. Speriamo di recuperare qualche punticino con l'Aituma al servizio. Sono tre le distanze, 18-15. Aituma, pallone che esce, purtroppo niente da fare, rotazione sprecata praticamente. 19-15. Se... e soprattutto il problema dell'errore in battuta così è gratuito è che cambia la rotazione alla squadra avversaria. Ancora grossa difficoltà per l'Italia. 20-15, le olandesi sono scappate, sono a meno 5, siamo sotto in questo terzo set. L'Italia non riesce a metterci una pezza. Abbiamo cambiato la regia. Van de Vos intanto al servizio, pallone sbagliato stavolta, punto diretto italiano, meno 4. Rientra Ciarri, fuori il libero, le nostre tre lunghe sono tutte e tre in campo. Alzato il muro italiano nel tentativo di riprenderci qualche punto che è mancato in questo terzo set. Monarini, pallone fuori, esce Monarini, impatto così così per lei, 21-16. Sprofondiamo ancora a meno 5. Allora abbiamo cambiato la palleggiatrice, diceva è entrata Ilaria Batte con il numero 6 che ha preso il posto della Passaro. Forse il mister ha pensato che un attimino di lucidità in più in regia possa essere d'aiuto in questo momento. Buona la regiazione italiana, attenzione però, troppe distrazioni. Batte ci ha messo una pezza, muro italiano che regge in qualche modo. Adesso si prova una fast ed entra Ciarri. Accorciamo, meno 4. Allora, questo è un primo tempo ben giocato. Credo che la palla sia stata veramente ottimale per la Ciarri. E forse da qui inizio a capire la scelta del coach di sostituire la palleggiatrice. Vediamo un attimino però se... perché da recuperare sono 4 punti. Sono tanti perché mancano poco per la fine del set. Olanda stavolta in difficoltà, stiamo a vedere il muro che tiene. Olanda può ricostruire però, ancora lì, da posto 4, pallonetto tentato, errore grossolano di Aituma che ha consegnato un pallone alle olandesi. Purtroppo il bagger non è il pezzo forte di questa ragazza, Pino. Si è visto, questo era un appoggio di estrema facilità insomma da realizzare per una giocatrice del suo calibro. Time out chiamato dal coach italiano. 17-22 è d'obbligo chiamare il time out. Io credo che sia veramente difficile in questo attacco ribaltare la situazione, però sa com'è, magari se c'è una serie positiva di servizi potrebbe anche accadere questo. Staremo a vedere come reagirà l'Italia perché è la prima volta che è in difficoltà. Ma io credo che ci sia stato questo leggero passaggio a vuoto a metà set che ci ha conferito questa, diciamo, questa serie negativa. Da qui bisognerà vedere chi andrà in battuta adesso in questo momento e soprattutto se riusciamo a fare muro subito, immediatamente. 22-17, credo che non ci lasci altra scelta. Staremo a vedere, si ritorna in campo. 22-17 il parziale di questo terzo set. Ancora qualche istante d'attesa perché possa riprendere il gioco. Un po' sottotono di Aituma in questo terzo parziale. Reazione buona, poi una schiacciata e poi il muro olandese che contiene, si va sempre lì. Stavolta il muro non ha toccato. Punto italiano,
Mi hanno accontentato perché sono riusciti comunque col muro ad arginare e a costringere l'Olanda all'errore. E siamo nelle mani del nostro capitano adesso. Rimaniamo combatte davanti. Ci vuole una serie positiva di battute. Esattamente, ce ne vorrebbero quattro fino. Ce la faremo? Giuliani. Ricezione ottimale olandese. E poi ancora il pallonetto. Stavolta Ituma ha provato a recuperarla. Pallone che scappa, va fuori. 23 addirittura d'arrivo per gli olandesi. Non riusciamo a mettere dentro un doppio punto per riavvicinarle e mettere pressione. Cercata ancora Ituma. Ancora difficoltà. Poi la pipe tentata, pallone fuori. 23 a 19. Adesso speriamo in qualche buon servizio italiano. Ha rinunciato alla botta forte della Nausica per la specialista. E che sia veramente uno specialista a questo punto a risolversi da questo problema sarebbe eccezionale. Barbero. Non va in difficoltà la ricezione olandese, Ituma che non può chiudere però, ancora Olanda, sempre da posto 4, buona la difesa italiana, pallone buono, il pallone buono, 23 a 20. Pino, ti dirò che la Barbero non sono uno specialista in battuta, ma è una grandissima specialista in difesa, ne ha fatti due di fila, bravissima, guarda, molto ben piazzata in campo, è reattiva ad andare giù, in questo bagno praticamente è a terra, e qui, le cose olandese per non far rientrare le italiane. Meno 3 per noi. E Michael Jackson impazza invece nel Palasport. E grande pubblico che non si è annoiato di certo, anzi tutt'altro, grande entusiasmo a Siderno per il palazzetto ricolmo in ogni ordine di posti. Grande spettacolo per Siderno, per la Ionica, per la Calabria tutta. E grande spettacolo anche per noi di Telemia che abbiamo avuto questo evento in esclusiva. Barbero intanto. Ricezione olandese. Ancora lì, posto 4, muro italiano. E qualche certezza si perde. 23-21, torniamo a meno 2. Ancora speranza c'è. Dai Pino, la Munarini da quando è entrata praticamente ha fatto cose buone. Barbero. E la Barbero non è stata da meno, anzi forse la più risolutiva, e ci deve fare ancora un piacere di riuscire a mettere sta palla all'incrocio di posto 1 come ha già fatto in precedenza. Barbero, non bisogna sbagliarla. Ancora Olanda, sbatte contro il muro, Barbero al recupero, ricostruisce Italia, parte la seconda linea a segno. Meno 1, 23-22. Pino, non ci credo, la Viscioni ci ha preso tutti in giro questa volta, perché veramente secondo me neanche le compagnie di squadra si aspettavano una cosa del genere. Altro time out, si riaccende il Palasport, torniamo a meno 1 e tutto in discussione adesso. Guardate gli spalti, ricolmi in ogni ordine di posti. Un'esperienza epocale per la Ionica, per la Calabria, dicevo, per la regione intera. Chiediamo un altro miracolo alla Barbero di mettere nel posto giusto quest'altro servizio. Ancora ricezione, ballerina delle olandesi, ma la frustata stavolta non si regge. Vanno al set point. Set point sul servizio. Batterà la Muritz, dobbiamo assolutamente fare questo cambio palla. La Muritz chiaramente proverà a cercare Ituma, secondo me batterà verso posto 5.
però c'è anche Viscioni lì, vediamo un attimino. Io credo sul palleggiatore, staremo a vedere chi ha ragione. Abbiamo sbagliato entrambi. Ituma non può, però mette il pallone a terra, attenzione, torniamo a meno uno. Per la prima volta vediamo la batta in battuta. Eh sì, la prima volta, non sappiamo neanche che tipo di battuta ha. È fondamentale fare questo punto per tenerle lì a bagnomaria, non farle andare via. Batte, buona la battuta. Olanda che può attaccare il muro italiano. Regge ancora la difesa olandese, ancora il muro. Pallone a terra. È finita. È finito il terzo. Vincono gli olandesi 25 a 23. Grande battaglia poi alla fine. Beh, chiaramente quel passaggio a vuoto, cioè, alla fine se guardi la differenza dei due punti è quella fase intermedia del a metà set, che c'è un attimino penalizzato. Dobbiamo iniziare col piglio giusto come abbiamo fatto dall'inizio, in primo e secondo set, e portare immediatamente il peso della nostra parte. E noi andiamo in reclam, torniamo tra poco per il quarto set. Questo programma è presentato da Autolinee Federico, l'opportunità di viaggiare in prima classe in tutta Italia. Central, inerti, calcestruzzi, movimento terra, a Grotteria. Gelo Sud, alimenti surgelati, via Gramsci e via Giovanni Pascoli a Siderno. Phone Store, Corso della Repubblica a Siderno. Piccole Canaglie, Corso della Repubblica, Siderno. Da Mimmo, salumi di maiale nero da Spromonte, salumi artigianali Nostrum. C&G Bomboniere, di Giorgi Giovanni, via Aldo Moro, Bovalino. Perre, olio extravergine d'oliva Perre, l'oro di Calabria a tavola. Arancia Elettronica, a Siderno. Auto Albanese, concessionaria Hyundai, Evo DR, a Siderno. Vetreria Serramenti Monteleone, esclusivo Aria Ponzio, Contrada Faraone a Locri. La bicicletta, via dei Tigli a Siderno. Vendita bici, veicoli elettrici, attrezzi fitness, integratori. Officina Ortopedica Mele, via Enrico Fermi a Siderno. Bellino Giocattoli, Corso Montezemolo a Marina di Gioiosa Ionica e a Bovalino al centro commerciale Gelsomini. Ieraci, panetteria, pizzeria, caffetteria, dolci, a Siderno. Idroclima, tecnologie solari per l'efficienza energetica, via Vallone Salice, Ardore. Gioielleria Tassone, via Cavour a Gioiosa Ionica. Edil Fornace, tutto per edilizia e ferramenta, servizio trasporto con gru, a Siderno. Arianna Sport, abbigliamento sportivo delle migliori marche, ad Ardore Marina e a Bovalino al centro commerciale Center Cross. Computo dei parziali, abbiamo vinto il primo 25-19, 25-20, 23-25 il terzo. Se ricomincio dunque, torniamo con il sestetto iniziale. Sì, con Ituma tirata fuori dalla radiazione. Buona radiazione italiana, attenzione, ancora distrazione già all'inizio. Olanda che può attaccare ancora, questa ragazza ci ha messo in grande difficoltà per tutti i tre set, ancora cercato il bane fuori e poi pasticcio olandese, 1-0 per noi.
Giuliani. Sono arrivati i numeri, ti riconfermo, Acciari migliore in campo anche nel set che abbiamo perso. Olanda che non sfonda però, arriva il muro italiano, 2-0, si parte bene stavolta, Ituma è stata, deve scuotersi un po' dopo l'appannamento del terzo set. Giuliani ancora, e ancora Ace, 3-0, abbiamo già un buon margine. Partenza sprint col piede giusto stavolta, mano giusta in questo caso. Ancora Giuliani, altra difficoltà olandese, da posto 4, pallone fuori, no, tocco italiano però, no no, il pallone fuori, 4-0. Sì Pino, siamo partite bene, chiaramente molto molto attente, vabbè già il coach olandese è andato a ripari per questo parziale pesantuccio inizio di diciamo di quarto set. Sono convinto che faremo bene, è ritornata in campo la Passaro, quindi batte, torna in panchina, rifacciamo tutto come era insomma all'inizio. Vediamo un attimino se continueremo questo trend positivo di battute. Potrebbe essere una botta psicologica questo 4-0? Secondo me sì, e se addirittura riusciamo a metterne altre due a terra o comunque a fare altri due punti, loro saranno seriamente compromesse psicologicamente. Staremo a vedere. Giuliani ancora per il servizio italiano. Si continua a cercare il numero 9 che sarà sì brava nell'attacco ma in ricezione un po' meno. Italia, Acciari, pallonetto, non funziona ancora, ricostruisce l'Olanda, si parte ancora zona 4, recupero italiano, alza Ituma, non può schiacciare l'Italia, allora è l'Olanda che è un free ball adesso, ci prova ancora da zona 4, muro italiano e quando c'è l'Acciari da lì non si passa, muro scavalcato, pallone fuori, e fuori, 5-0, 5-0 Italia. Le nostre speranze si sono materializzate, Pino, abbiamo fatto un altro punto, credo che siano un attimino molto preoccupate le olandesi, in questo momento sono veramente in palla. Giuliani ancora, stavolta sul libero, cambia in qualche modo la pasta che non va, e allora l'Italia, Ituma si innalza, è solo 6-0. Servizio ancora Italia, parziale devastante, 6-0. Cercata ancora lei, ancora errore, 7-0. Beh, non ci aspettavamo un inizio così. No, non ce l'aspettavamo, era chiaramente... Perché la cambia, è quella che ci ha messo in grande difficoltà con le sue schiacciate nel terzo set. Esce la Muritz, è chiaramente in difficoltà contro il muro italiano in questo momento. E difficoltà anche in ricezione, vediamo com'è la 10, e no, stavolta non va, diamo il primo punto all'Olanda, 7-1. Sidney Lewis per Olanda, riceve bene Ituma, ancora lei, Ituma ancora a terra, 8-1, è tornata, ma secondo me non se n'è mai andata, Pino, è che a volte in alcune fasi della partita la palla non è, diciamo, non è eccezionale, ti devi arrangiare in quel momento e magari il muro ti legge anche la direzione del pallone. Ora andrà in battuta Acciari, credo. Non vediamo nulla da qui, ma dal minimo sembrava lei. Conosciamo la botta. E stavolta entra la numero 10, la nuova entrata, quella che ha avvicendato Muritz. Koch. Una stranezza, Pino, perché la Monarino non è saltata. Praticamente è andata a muro solamente la nostra palleggiatrice, non riesco a spiegarmelo. Koenberger ci prova ancora una volta lì, difficoltà italiana, Ituma
Ituma, pallone in faccia, attenzione. Colpita proprio al volto, attenzione. Brutta botta subito. Speriamo nulla di grave. Contro il naso probabilmente, vediamo. È la numero uno, Molinar, l'applauso di tutto il Palasport e lo sportivissimo pubblico che l'ha prese. C'è il medico in campo, serve l'avvicinamento, attenzione, c'è forse la perdita ematica di sangue. Anche Ituma mani tra i capelli, perché insomma colpo del tutto involontario. È libero della squadra ospite, si è rialzata. L'applauso di tutto il Palasport per la ragazza colpita al volto, niente di grave, leggera perdita di sangue ma tutto contenuto. Ha chiesto scusa Ituma. Ancora, ancora gli dà il pollice. Bel gesto. 9-2 e le olandesi che provano a riaversi in qualche modo. Pino, adesso il loro libero sarà leggermente intontita, che quel tipo di botta dal pelto al naso ti fa lacrimare gli occhi. Ed è una situazione un po' particolare, nello sport è molto difficile. Mi aspettavo che la cambiasse, invece no. L'arbitro si sincera. Sì, sì, gli ha chiesto le sue effettive condizioni. Cambio, ha chiesto il cambio. Esce. No, no, rimane in campo. Stoicamente rimane in campo. Meglio così. Vuol dire che la ragazza sta bene. 9-2. Passano intanto per il servizio. Regge ancora la difesa italiana, Ituma, stavolta niente da fare. 9-3, il muro l'ha respinta. Pallone dall'altra parte. È stata la Ten Brink, che è stata tra le altre cose la migliore in campo nello scorso set, quello che ha vinto l'Olanda. Koch ancora. Ancora difficoltà italiana, il pallonetto di Passaro, non era Passaro, c'era un fallo. Fallo che non aveva chiamato in altre circostanze, questa volta se ne avvede il pro arbitro. Io sono veramente contento per questa cosa, a questo livello è indicibile una palla del genere. 10-3 e noi siamo sotto tiro. Indovinate di chi? Proprio di lei, pallone fuori. Ha cercato più volte la nostra Ituma questa battuta, però questa sera non riesce a trovarlo questo incrocio di linea. A posto 5. 10-4. Rimaniamo a più 6. Ten Brinken. Ituma stavolta riceve bene la fast ed è devastante, perché è andata a segno. È stata Munarini che è entrata bene nel match. 11-4, va in battuta Munarini. Bisogna battere bene Pino, ora bisogna battere bene, indurle il più possibile all'errore. Cercheranno ancora Koch, secondo me. Infatti è così, ecco Koch, ricezione così così. Muro italiano, peccato, fuori. Fuori, aveva retto bene. 10-11-5. Van de Vosse provano a nascondere in qualche modo la direzione della battuta. Riceve bene Italia, elevazione e muro che regge. La tiene sulla stessa. Ancora le mani, attenzione, non può schiacciare. Allora ricostruisce l'Olanda, free ball, ancora lei. È la quarta che mette a segno così. Sì, sì, ti ripeto, in queste circostanze con la palla buona in quel modo è molto facile per un palleggiatore esperto fare il secondo tocco così. Van de Vosse ancora al servizio. Siamo a più 5.
Si sono ripresi qualche punto le olandesi, ma del resto non ci poteva andare sempre bene. Ancora battuta un po' nascosta dalla seconda linea, attacco riuscito, 12-6. Non ha esitato, il nostro opposto a cercare la mano interna del muro, che era leggermente aperto, e ha avuto ragione. Viscioni, una ragazza di grande intelligenza. Ancora cercata la numero 10, Koch, e poi il martello olandese che stavolta lo tiene. È tornata anche a Ciarri al muro e mette giù il pallone, 13-6. Abbiamo ristabilito le distanze. Pallone buono, attenzione Ace, 14-6. Tutta Italia, religioso silenzio nel Palasport, peccato, errore, ma non si può sempre far bene, 14-7. No, vabbè, francamente pagheremmo che ogni serie di battute avesse una consecutività del genere, va bene così, non siamo contenti. De Vos intanto per Olanda. Eccola, Ituma, la pipe, straordinaria elevazione. Sono 15-7. Errore ancora. Se la Giuliani ci regala un'altra serie come quella iniziale, saremmo felici, voglio dire. È comunque un bel servizio questo. La battuta che mette in difficoltà non è potente ma precisa. 16-7, siamo a più 9 ragazzi. Allora stiamo per intravedere la dirittura d'arrivo. Speriamo bene la qualificazione diretta all'Europeo Under 19 femminile, che è passato da Siderno, ci piace ricordarlo. Fino l'appannamento della Muritz ha fatto veramente la differenza, perché era una delle, diciamo, delle giocatrici che stava tenendo l'Olanda in partita. È calata improvvisamente, capita nel volley, capita in tutti gli sport. Adesso vediamo se la Giuliani ci regala un'altra bella palla. Olanda può attaccare, è il muro, sempre lei, sua maestà del muro, Acciarri, pallone a terra, siamo a più 10. Giuliani, ancora su di lei, e guardate la grande difficoltà dell'Olanda. Free ball Italia, mettiamo già, errore clamoroso italiano stavolta. Torniamo a più 9, 17-8. Va bene Pino, non preoccupiamoci della singola palla, in questo momento cerchiamo di fare i cambi palla ed è fatta, no? Per portare in porto, basta che non ci infilino con una serie di punti, una serie negativa per noi va benissimo. Radstack in campo per la battuta. Vediamo cosa si è inventato il coach olandese. Buona ricezione italiana e anche la schiacciata devastante del numero 7 italiano Viscioni. Positiva la sua prova oggi, come del resto anche con la Germania. Intanto Acciarri va in battuta, torniamo a più 10 e ci mettiamo comodamente addirittura d'arrivo. Acciarri,
E Ace ancora, 19-8. L'Olanda sembrerebbe aver mollato. La palla è arrivata qui da noi, che sei di buon auspicio Pino a questo punto. L'ha colpito casomai il computer della collega. Poco fortunata in questa circostanza. Ancora Italia, è sempre lei. Sfonda da posto 4. Biscioni a segno. Siamo a più 12. C'è da posto 2, pardon. C'è un mare in mezzo adesso. Sono 12 punti. E soprattutto c'è rimbattuta. E a c'è rimbattuta. Ecco l'urlo a Italia Italia. Si intravede il traguardo. Buona realizzazione olandese. E poi va a prendersi quel schiaccio da muro. Ancora. Non si passa più. È stata la numero 5 italiana, Munarini, ad andare a segno. 21-8. Acciarri. Anche noi facciamo il tifo, tira Nausica, tira forte. Abbiamo sempre fatto il tifo per tutti i set. Ecco Acciarri. Ancora l'Olanda, prova la fast. Non si passa, è inutile da lì. Ecco Ituma, ricostruisce l'Olanda. Ci prova il muro, viene eluso in qualche modo, ma è l'Italia che può ricostruire. Ituma a segno, 22-8. Pino, tutto bello, e la difesa di Acciarri in questo caso dobbiamo dirla pure, perché ha dato origine poi alla bomba che ha tirato giù Ituma. Ancora l'urlo Italia, Italia che sale. Acciarri al servizio, questa lunga serie che ci ha consegnato 5 punti di fila. Acciarri stavolta la sbaglia. 22-9. Glielo concediamo Pino, questo errore glielo concediamo. E ci ha provato a farne un altro. Kreuzberger al servizio per un'Olanda che appare in questo quarto set devastata. E Tuma, e poi c'è il muro, sbatte contro il muro olandese. 22-10, non mollate. La palla era bassa Pino, e Ituma ha tirato lo stesso, ha preferito tirare, però la palla era bassa, molto facile per il muro olandese. Vorrei sottolineare la bravura della palleggiatrice che sta battendo in questo momento olandese, questa ragazza è veramente brava. Ancora Kreuzberger, buona ricezione italiana, ci prova ancora dal centro ed entra Giuliani, il capitano italiano. Ci dà il 23° punto. Schema di incrocio al centro, ha chiuso la Giuliani, ma soprattutto molto molto bello quello che abbiamo visto, perché hanno coperto in ricezione la Ituma. Attenzione Passero, ha servito ancora l'attacco olandese, fuori e fuori senza tocco. Andiamo a match point. Passero adesso per chiuderla. Match point italiano, ce ne sono tanti, ce ne sono 13 di fila. Passero, ancora difficoltà, Olanda che prova ad entrare, allora ricostruiamo noi. Ecco Ituma, si ferma contro il muro, ancora Olanda, pallonetto, non entra, e allora ci riprova ancora Ituma. Prova il pallonetto, non viene scavalcata, allora l'Olanda, ancora il muro che devia il pallone, allora dall'altra parte, pallone che non scende più, Italia, free ball adesso, eccola veloce, funziona perché finisce qui, e l'Italia se ne va all'Europeo, una qualificazione mai messa in discussione, 25-10, la dice tutta. Sul parziale del quarto set, che l'Italia dopo l'appannamento del terzo si è scossa e ha trovato la forza per impallidire le olandesi, gli ha dato un margine devastante già all'inizio, quel 9-2 l'ha detta tutta. Eccoti il microfono per il commento. L'Olanda va al girone
di consolazione per riuscire a rientrare dalla porta di servizio. Noi andiamo direttamente. Beh, il tuo pronostico è stato migliore del mio. Ma come... È vero, l'ho azzeccato, 3-1. Questa volta sei stato lungimirante. Ottimo comunque per noi. La partita in generale comunque la possiamo considerare veramente buona, perché comunque anche se abbiamo perso, l'abbiamo perso per 2 punti. Ci sta, abbiamo avuto un appannamento. La tristezza degli olandesi e la felicità delle nostre. Nello sport è così. Grande festa qui al Palasport a Siderno. Festa che comincerà tra poco, perché ci saranno anche i fuochi. Assolutamente, è il giusto tributo per le nostre azzurrine, dai. La migliore delle azzurre? Non te lo devo dire io, Pino. E chiaramente la Charri. In questo momento si tuffano davanti alla tribuna e il tributo del pubblico di Siderno e comunque della Calabria, che le ringrazia per essere venute qui a regalarci queste emozioni in questi 3 giorni. È stato un evento storico. No, ci avevo mai aspettato una cosa di questo tipo, e ci riempie di orgoglio chiaramente. Mi sembra di capire che anche la federazione sia stata molto contenta di essere venuta qui per questa manifestazione. Il movimento pallavolistico in Calabria è forte da tempo, e meritava anche la Ionica un occhio particolare, un occhio di riguardo, e lo ha avuto, e Siderno ha risposto alla grande. Pino, li abbiamo ripagati con l'affetto del pubblico. Io credo che, se avrei la possibilità di chiederlo alle ragazze, se le intervisti, se hanno notato veramente il sostegno e l'affetto e la gioia del pubblico che ha visto la partita stasera e anche nella scorsa match. Ecco la cartolina che racconta questi 3 giorni di grande pallavolo qui a Siderno. Vediamo chi voteranno come migliore giocatrice. Noi diciamo a Charri. Staremo a vedere invece cosa hanno deciso gli altri. Rimaniamo a regia ancora con la diretta. Aspettiamo questa proclamazione che arriverà da qui a poco. Vedremo chi verrà chiamata. Sono partiti i fuochi intanto all'esterno. Sento i botti. Fuochi offerti da un'azienda privata insieme, non ho il nome purtroppo, se qualcuno mi ascolta me lo dica, perché meritano anche loro, insieme a Sensation che ha organizzato questo evento. Ancora aspettiamo un po' prima di dare la pubblicità, vediamo se ci verrà dato il nome della giocatrice migliore di oggi. Lo so, conta poco, quello che conta è che l'Italia è andata all'Europeo come prima classificata. Sarà sicuramente anche testa di serie. Ecco l'abbraccio sotto la nostra postazione. Il nostro posto qui, proprio davanti alla nostra postazione, le facciamo i complimenti quasi in diretta. Viscioli, una delle migliori oggi. Anzi, secondo me se la gioca con la Charri. Sì, perché poi alla fine... Tra 3 nomi, Acciarri, Tuma, Viscioni. Sì, sì, è questo. La scelta ricade su queste 3. Attendiamo fiduciosi che ci accontentino, ma comunque qualsiasi sia la scelta, va detto che la prestazione è stata corale. Assolutamente sì. E va detto soprattutto che è una squadra molto ben organizzata. Complimenti a Mancarelli, che ha tirato su questo sestetto. Me lo diceva ieri sera, che mi ha fatto intendere che puntano comunque a vincere la competizione. Siamo nel lotto delle favorite insieme a Turchia e Serbia, l'ha detto anche lui, l'ha rilasciato nella nostra intervista dell'altro ieri. Pino. Hanno premiato il libro, hanno smentito noi. Non me la sento di criticare questa scelta, francamente. Nemmeno io, assolutamente. Anche lei è stata precisa oggi, non ha sbagliato nulla.
L'avevamo detto in diretta durante il secondo set che era stata bravissima, malgrado non siamo stati accontentati, ma ti ripeto, sono comunque convinto di questa scelta. Manuela Ripeghi è il miglior giocatore di oggi, abbracciata da tutta la squadra che salta all'urlo di Italia Italia. È l'immagine bella che vi consegniamo per questa serata straordinaria della pallavolo italiana qui a Siderno. Allora, a questo punto andiamo in pubblicità, regia, torneremo dopo. Questo programma è presentato da Autolinee Federico, l'opportunità di viaggiare in prima classe in tutta Italia. Central, inerti, calcestruzzi, movimento terra, a Grotteria. Gelo Sud, alimenti surgelati, via Gramsci e via Giovanni Pascoli a Siderno. Phone Store, Corso della Repubblica a Siderno. Piccole Canaglie, Corso della Repubblica, Siderno. Da Mimmo, salumi di maiale nero da Spromonte, salumi artigianali Nostrum. C&G Bomboniere di Giorgi Giovanni, via Aldo Moro, Bovalino. Perre, olio extravergine d'oliva Perre, l'oro di Calabria a tavola. Arancia Elettronica a Siderno. Auto Albanese, concessionaria Hyundai, Evo DR a Siderno. Vetreria Serramenti Monteleone, esclusivo Aria Ponzio, Contrada Faraone a Locri. La bicicletta, Via dei Tigli a Siderno. Vendita bici, veicoli elettrici, attrezzi fitness, integratori. Officina Ortopedica Mele, Via Enrico Fermi a Siderno. Bellino Giocattoli, Corso Montezemolo a Marina di Gioiosa Ionica e a Bovalino al centro commerciale Gelsomini. Ieraci, panetteria, pizzeria, caffetteria, dolci, a Siderno. Idroclima, tecnologie solari per l'efficienza energetica, via Vallone Salice, Ardore. Gioielleria Tassone, via Cavour a Gioiosa Ionica. Edil Fornace, tutto per edilizia e ferramenta, servizio trasporto con gru, a Siderno. Arianna Sport, abbigliamento sportivo delle migliori marche, ad Ardore Marina e a Bovalino al centro commerciale Center Cross. Ci siamo tornati, siamo in diretta, adesso aspettiamo se riusciamo ad avere il nostro coach italiano. Proviamo a vedere se riusciamo a recuperarlo in presa diretta per l'intervista. Tanto le ragazze sono state omaggiate a Sensation, tutte le ragazze. Siamo in diretta. Andiamo vicino alla postazione preposta per le interviste. Facciamo tutto in presa diretta. Eccoci pronti. Abbiamo Mencarelli con noi. Allora, tutto pronto, siamo in diretta. Allora, Mencarelli, intanto complimenti. Grazie. Abbiamo un terzo set, un po' di appannamento, ma poi l'Italia... No, non era neanche appannamento, avevamo fatto un po' troppi errori. Abbiamo fatto un numero di errori che una squadra come l'Olanda non ci concede, non si può vincere. Magari l'avessimo fatto contro la Germania saremmo riusciti a recuperarlo comunque, però contro l'Olanda non si riusciva. Anzi che siamo arrivati a 23, perché poi alla fine loro hanno commesso un paio di ingenuità clamorose che potevano essere decisive.
però poi abbiamo ripreso in mano subito, è stato semplicemente qualche errore di troppo. E tu me l'hanno nascosta con la Germania? No, in realtà no, è stata una normale gestione. Lei viene da tante partite giocate col Club Italia in campionato di A2, siamo a fine stagione, quindi bisogna gestirla un pochino perché comunque è molto carica di lavoro. Tutti complimenti per la prova corale, è un gruppo che farà molta strada. È un gruppo che può fare bene, è un gruppo che oltretutto non finisce qui perché ci sono altre ragazze che possono dare ulteriore verve a questo nucleo. E sì, è una generazione che sta facendo un buon trend di risultato. Oltretutto fino adesso siamo andati sempre in crescendo, quindi bene, vediamo se riusciamo a fare ancora un piccolo step avanti, sarebbe bello. Andiamo all'europeo con la prospettiva maggiore, cioè di vincerlo. Andiamo all'europeo come andiamo sempre, come dico sempre. Andiamo all'europeo per arrivare nelle prime quattro, ovvero per dare alle ragazze la possibilità di giocare emotivamente semifinale e finale, che sono due partite che dal punto di vista proprio mentale non si possono allenare perché hanno un clima particolare, una tensione particolare che è estremamente formativa per le ragazze. Quindi il nostro obiettivo è sempre quello, arrivare a giocare semifinali e finali, perché quello è la formazione, e poi chiaramente raccogliere tutto quello che saremo bravi a raccogliere. Senta, in prospettiva quante vedremo di queste ragazze della Nazionale A? Ma io mi auguro nella Nazionale, non lo so sinceramente, io mi auguro che tutte queste ragazze possiamo vederle in Serie A tra qualche anno, perché poi la Serie A è il trampolino di lancio, la Serie A è il trampolino di lancio per la Nazionale. Se non si passa dalla Serie A è difficile, quindi io mi auguro che loro riescano ad arrivare tutte a essere giocatrici importanti della nostra Serie A, perché poi da lì alla Nazionale il passo è veramente breve. Sente, qualche parola per questo pubblico nel profondo sud? Il pubblico è stato meraviglioso, il pubblico è stato meraviglioso, e detto fra noi, ma non tanto fra noi perché sono in televisione, è stato un pubblico che ha dimostrato anche di essere estremamente esperto della materia, perché ha saputo fare tifo quando era il momento e nel modo in cui solo le tifoserie più esperte che ho visto nei palazzetti italiani hanno saputo fare. Quindi complimenti a tutti per l'organizzazione, complimenti al pubblico e complimenti a tutta l'amministrazione locale che ha permesso la realizzazione di questo palazzetto e di questo evento. Grazie, grazie e complimenti ancora. Grazie a voi, grazie a voi. Allora, mi pare che a questo punto possiamo cedere la linea, tornare alle trasmissioni di rete. Grazie, grazie per essere stati con noi in questi tre giorni che io ancora definisco straordinari. La prima volta che la Nazionale si affaccia proprio qui sullo Ionio, sulla Ionica, a Siderno, per noi è stato un motivo d'orgoglio anche come televisione riuscire a darvi queste tre dirette importanti. Abbiamo disposto tutte le nostre forze, se abbiamo mancato o sbagliato in qualcosa vi chiediamo con tanta umiltà scusa, ma abbiamo dato il massimo e quello è quello che conta. Grazie, grazie per essere state con noi, la linea può tornare alla rete. Buonasera a tutti. Questo programma è presentato da Autolinee Federico, l'opportunità di viaggiare in prima classe in tutta Italia. Central, inerti, calcestruzzi, movimento terra, a Grotteria. Gelo Sud, alimenti surgelati, via Gramsci e via Giovanni Pascoli a Siderno. Phone Store, Corso della Repubblica a Siderno.
Piccole Canaglie, Corso della Repubblica, Siderno. Da Mimmo, salumi di maiale nero da Spromonte, salumi artigianali Nostrum. C&G Bomboniere di Giorgi Giovanni, via Aldo Moro, Bovalino. Perre, olio extravergine d'oliva Perre, l'oro di Calabria a tavola. Arancia Elettronica a Siderno. Auto Albanese, concessionaria Hyundai, Evo DR a Siderno. Vetreria Serramenti Monteleone, esclusivo Aria Ponzio, Contrada Faraone a Locri. La bicicletta Via dei Tigli a Siderno. Vendita bici, veicoli elettrici, attrezzi fitness, integratori. Officina Ortopedica Mele, via Enrico Fermi a Siderno. Bellino Giocattoli, Corso Montezemolo a Marina di Gioiosa Ionica e a Bovalino al centro commerciale Gelsomini. Ieraci, panetteria, pizzeria, caffetteria, dolci a Siderno. Idroclima, tecnologie solari per l'efficienza energetica, via Vallone Salice, Ardore. Gioielleria Tassone, via Cavour a Gioiosa Ionica. Edil Fornace, tutto per l'edilizia e ferramenta, servizio trasporto con gru, a Siderno. Arianna Sport, abbigliamento sportivo delle migliori marche, ad Ardore Marina e a Bovalino al centro commerciale Center Cross.